A inizio dicembre 2023 la presentazione ufficiale alla stampa. Venerdì scorso l'annuncio di aver costituito per primi a livello italiano un gruppo giovani. In pochi mesi di attività fa segnare già un record la sezione di Chieti di Professione Italia, network di liberi professionisti e imprenditori, ispirato dai valori della tradizione liberale popolare nazionale, con l'obiettivo di supportare la coalizione di governo di centrodestra mettendo a disposizione le proprie competenze con un elemento di novità, qual è l'unione trasversale di professionisti qualificati. All'appuntamento ospitato dal Caffè Vittoria esponenti nazionali e locali di Professione Italia, politici di centrodestra e naturalmente giovani animati da tanto entusiasmo. A livello nazionale a guidare Professione Italia è l'avvocato Antonio De Angelis. Siamo riusciti a costituire nel territorio nazionale circa 35 sezioni in tutta Italia, da nord, da Torino a Ragusa. Sono sezioni provinciali? Sono sezioni provinciali, l'organizzazione è su base provinciale, quindi l'obiettivo è quello di cercare nel più breve tempo possibile, speriamo di riuscire a farlo entro il 2024, di coprire tutte le province. E sono 110 se non ricordo male. Sono 110 ma siamo a buon punto perché siamo a poco meno della metà e insomma confido nel fatto che davvero nel giro di un anno si possa riuscire a coprire tutto il territorio nazionale. La territorialità è un nostro elemento, vuole essere un nostro elemento caratterizzante. In Abruzzo siete presenti solo a Chieti? In Abruzzo siamo presenti a Pescara, che è stata la prima sezione che è stata costituita, la prima sezione in Italia ad essere costituita, quella di Pescara, e poi a ottobre del 2023 è arrivata la sezione di Chieti, che devo dire si è caratterizzata da subito come una delle sezioni più attive d'Italia, sia per l'organizzazione di incontri, di eventi come questo, sia proprio per l'entusiasmo che i suoi componenti mettono nella vita associativa. E oggi che cosa presentiamo? Credo che anche in questo caso la sezione di Chieti sia pioniera, no? Sì, è vero, è davvero pioniera perché oggi viene presentato il primo gruppo giovani di una sezione di Professione Italia. È un'idea della sezione di Chieti e questo lo dico con orgoglio ed è un merito che va riconosciuto alla sezione di Chieti perché è stata proprio un'idea della Presidente Camiscia, del Vicepresidente Ucci, quella di puntare su un gruppo di giovani, quindi di studenti universitari vicini alla laurea e neoprofessionisti che vogliono avvicinarsi alla nostra associazione e noi naturalmente non possiamo che essere molto lieti di questo. Il nostro concetto di professione è un concetto molto esteso che va anche, diciamo, si avvicina anche al mondo dell'imprenditoria, al mondo dei professionisti in generale, ma insomma guardiamo chiaramente al mondo dell'imprenditoria con grande interesse e anche cercare di fare da tramite tra questi organismi e la politica, proprio perché vogliamo, diciamo, beneficiare di questo rapporto privilegiato che abbiamo con la politica, un rapporto privilegiato che deriva dal fatto che noi non abbiamo, e in questo siamo forse, diciamo, tra le poche associazioni, non abbiamo difficoltà a dire da che parte stiamo. Il vostro rapporto, glielo stavo per chiedere, con la politica, in quale area vi riconoscete? La piattaforma di valori che è alla base dell'idea di Professione Italia, i valori appunto della tradizione liberale, popolare, nazionale, ci porta in modo naturale ad essere vicini all'area del centrodestra, non ad un partito specifico ma a tutti i partiti dell'area del centrodestra. Presidente De Angelis, voi siete nati in fondo da poco tempo, però nel vostro percorso c'è più in là magari la tentazione di scendere proprio materialmente in politica, costituendovi magari sotto forma di lista civica oppure di movimento? No, non è né all'ordine del giorno né nei programmi, diciamo, a medio ma nemmeno a lungo termine. In realtà molti dei nostri iscritti già fanno politica e la fanno nei partiti che già esistono. Non sentiamo al momento questa esigenza e credo che non la sentiremo nemmeno in futuro. Il nostro obiettivo è diverso, il nostro è un network e vuole essere proprio un cuscinetto per avvicinare alla politica. Quindi se poi ci dovessimo trasformare in qualcosa di diverso verrebbe meno questa caratteristica originaria. Inquadrati finalità e obiettivi di Professione Italia, abbiamo chiesto alla referente territoriale della provincia di Chieti, Micaela Camiscia, come intende muoversi la sezione sul territorio.
Il territorio è complesso perché la provincia di Chieti, bellissima la nostra provincia, è formata da 104 comuni che hanno differenze. Ecco perché Professione Italia, con la costituzione delle sezioni che ad oggi sono 38 sul territorio, sezioni provinciali, riesce ad avere un contatto diretto, perché la capillarità territoriale è importante. Riusciamo in questo modo a capire quali sono le richieste, le istanze autentiche di tutti i cittadini, che chiaramente sono diverse da comune a comune. Noi andiamo dal mare alla collina alla montagna. Al di là di ogni più rosea aspettativa, abbiamo avuto dei risultati brillanti. Il nostro convegno del 3 febbraio a Lanciano, che ha parlato della legge urbanistica e della Via Verde, che è una cosa interessante perché è uno dei paesaggi più belli della provincia di Chieti, ci ha dato una grande soddisfazione. Per noi oggi è una giornata importante perché siamo la prima sezione che costituisce il gruppo giovani, con lo scopo di lanciare una sfida alla disaffezione politica. Non vogliamo fare politica, non vogliamo sostituirci agli ordini di appartenenza, assolutamente, ma abbiamo intenzione di mettere la nostra conoscenza, la cosiddetta contaminazione dei saperi, a servizio della politica, per cercare di avere un dialogo qualificato con la politica, e cerchiamo di fare questo anche attraverso i nostri ragazzi, benché non siano già professionisti, ma essendosi elevata l'età in cui i nostri giovani si titolano, abbiamo pensato che con un gruppo giovani potesse essere più facile interloquire con una classe di età più bassa. Lei prima accennava la Via Verde, quindi il turismo è uno dei vostri pensieri attenzionati. Mi dice un'altra priorità in Abruzzo o nella provincia di Chieti che c'è in questo momento? Noi sicuramente usciremo con la scuola di formazione politica e sociale, che è perfettamente in linea con la costituzione del gruppo giovani. Abbiamo affrontato la tematica, come dicevo, della Via Verde, quindi siamo vicine al turismo. Siamo vicini alle problematiche enogastronomiche, perché la nostra regione e la nostra provincia soprattutto va valorizzata sotto questo punto di vista. Intavoleremo presto un gruppo per cercare di aiutare, di combattere, di dare qualche piccola soluzione nel nostro piccolo anche ai problemi delle persone fragili. I contributi della giornata continuano con il vicepresidente di Professione Italia Chieti, Alfonso Ucci, che traccia un primissimo bilancio di quello che è stato fatto e di quello che si farà in futuro. Noi abbiamo preso le mosse dal nazionale, ci siamo costituiti come atto costitutivo nell'ottobre del 2023. E la conferenza stampa di presentazione abbiamo fatto in questo stesso bar il 3 dicembre del 2023 e poi abbiamo cominciato a stilare una serie di obiettivi da porre in essere. Abbiamo cominciato prima con una conoscenza sociale della città di Chieti, che ci ospita come sede legale, e abbiamo creato un aperitivo presso il Caffè degli Amici qui a Chieti. E dopo questa iniziale conoscenza e approccio alla cittadinanza abbiamo iniziato a conoscere i sindaci delle varie città. Ci siamo presentati come associazione al sindaco di Chieti, poi abbiamo fatto la presentazione al sindaco di Lanciano e abbiamo anche altri obiettivi, Vasto, San Salvo, insomma tutti i comuni della provincia di Chieti. Il 3 febbraio abbiamo fatto un bel convegno di grande tiratura regionale, anche extra regionale, sulla Via Verde e l'applicazione della direttiva Bolkestein, che ha avuto un grande risultato con circa 350 presenze e 600 collegamenti in streaming. Quindi è stato un convegno di grande interesse, soprattutto dal punto di vista turistico, per il grande impatto che la Via Verde sta avendo sulla politica economica regionale, e anche per il specifico per gli operatori del settore, per rispondere alle esigenze degli stabilimenti balneari, ma anche ad affrontare le problematiche come nostra caratteristica specifica, cioè quelle di raggiungere gli obiettivi, e quindi discutere anche della situazione dei chioschi sulla Via Verde, sulle manovre che stanno facendo i comuni e sulla rimozione e rimessione dei chioschi in pristino. Tra gli obiettivi c'era anche quello della creazione della sezione giovanile, perché dove c'è
una sezione senior, c'è anche un vivaio, e noi diamo rilancio ai giovani soprattutto nell'ambito di quella che è l'obiettivo principale della creazione della scuola e formazione politica, considerando l'assenteismo che si sta portando alle votazioni e quindi il riavvicinamento che noi auspichiamo dei giovani alla politica. Ma quali sono i temi caldi, quelli che seguono i giovani spingendoli ad interessarsi dei problemi? Lo abbiamo chiesto a Nicola D'Ambrosio, presidente di Azione Universitaria. C'è tanta difficoltà da parte dei ragazzi nel trovare una stabilità. Io credo che oggi la cosa più importante sia ripartire da un approccio culturale differente, soprattutto nelle scuole, soprattutto negli istituti superiori, nelle università. Spesse volte mi rendo conto manca l'orientamento dei ragazzi in fase di ingresso e di uscita, che è poi quello che gli permette di affrontare in maniera più lucida alcune valutazioni per il proprio percorso professionale. Finale con i protagonisti della giornata, ovvero i giovani che hanno aderito al progetto accogliendo una sfida importante, quella contro il diffuso disinteresse verso la politica e verso i problemi del paese da parte proprio dei giovani. Sentiamo presidente e vicepresidente del gruppo Giovani Chieti, Alessio Pellicciotta e Serena Giorgilli. La disaffezione giovanile dalla politica rappresenta la nuova crisi democratica da dover affrontare. Forse questo è dovuto al fatto che i giovani, i ragazzi sentono un po' distanti le istituzioni. Noi abbiamo pensato di affrontare questa crisi accogliendo iniziative, proposte di imprenditori, professionisti, convertendo queste in progetti da far presente e da portare all'attenzione delle nostre istituzioni locali, territoriali e nazionali, perché come abbiamo avuto modo di vedere ci ha mandato i saluti il senatore Gaspari, abbiamo avuto la presenza di tanti onorevoli senatori. Quindi riportiamo vicino i giovani professionisti, i giovani studenti alle istituzioni in questo modo. Naturalmente voi adesso siete appena nati, dovete in qualche modo crescere, quindi irrobustirvi anche numericamente. Chi volesse avere informazioni semplicemente o comunque avvicinarsi a voi, cosa può fare? Allora, per avvicinarsi a noi è molto semplice, ormai diciamo con la tecnologia la capillarità delle informazioni è molto forte. Potrete raggiungerci sui social tramite i numeri di telefono di presidente, il mio numero di telefono che è comunque accessibile a tutti. Per quest'oggi abbiamo programmato un banchetto di tesseramenti dove le persone possono presentarsi, possono avere un rapporto più diretto con quella che è l'associazione e magari tesserarsi, perché noi, come abbiamo detto, avendo la responsabilità di essere un progetto pilota, abbiamo bisogno di un forte sostegno. Questo forte sostegno ci dà la possibilità di guidare la costituzione di tutte le altre sezioni a livello nazionale. Serena Giorgilli, siete appena nati, però avete già le idee ben chiare, vero? Sì, sì, abbiamo le idee ben chiare, sono tanti i progetti e le iniziative che abbiamo in cantiere, soprattutto la creazione di tavoli di confronto, quindi occasioni di discussione sui temi più importanti legati al mondo del lavoro e dell'imprenditoria. Me ne dice qualcuno? Sì, un tema che c'è molto a cuore è questa fuga dalla professione per quanto riguarda il settore farmaceutico. È un problema che è esteso a tutto il territorio nazionale, c'è carenza di farmacisti, o meglio, c'è carenza di farmacisti che scelgono di lavorare al banco, orientandosi piuttosto verso l'industria farmaceutica, la cosmetologia oppure verso l'insegnamento. Soprattutto sono fattori economici che spingono verso questo orientamento? Sono tante cause che entrano, sicuramente c'è quella relativa al contratto di lavoro, un contratto che andrà a scadere il 31 agosto del 2024, si parla tantissimo di rinnovo, speriamo di avere delle buone notizie, quindi delle idee che possano soddisfare sia la componente dei farmacisti collaboratori che i titolari di farmacia. Operando sul territorio di Chieti e della provincia, che tipo di risposta? Siete appena nati, lo ricordiamo, però avete avuto? Allora, per quanto riguarda la parte studentesca, quindi quelli che saranno i giovani professionisti, sono molto interessati, c'è tanta partecipazione, noi abbiamo tanta voglia di lavorare, già dalla settimana prossima abbiamo in programma delle riunioni e ripeto, il nostro impegno sarà quello di lavorare con dedizione, con passione e con serietà.